Allora, Reggio, 3.000 anni di storia, tutto bello, tutto sistemato. Abbiamo un bellissimo buco nero in questa storia di Reggio che va dalla guerra di Sesto Pompeo, il Bellum Siculum, fino al 410, che è l'arrivo simpatico di Alarico a Reggio col saccheggio di Reggio e della Ionica Regina, che portò danni incredibili. Però per 400 anni, che forse saranno stati i migliori 400 anni di Reggio, perché immaginate che Reggio non ha avuto una guerra, un problema, un assalto, un pirata, niente, 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 dal 36 avanti Cristo al 410 dopo Cristo. Ora, nella storia dell'umanità, un popolo che ha 450 anni di pace è una cosa incredibile. Per cui sono tutti noi, siamo rammaricati, noi storici, noi archeologi, siamo rammaricati di questa mancanza. Oggi che faremo? Cercheremo di mettere qualche piccolo tassello, cercare di leggere almeno in controluce questa storia di una città opulenta, di una città che non fa altro che crescere, di una città che migliora in ogni suo aspetto, che ha la pace, che è libera, che può autogovernarsi. Sono stati anni splendidi, di cui però noi abbiamo pochissime tracce. Ecco l'argomento della serata. Cercheremo di vedere, di illuminare quel poco che abbiamo. Cicerone proprio agli inizi, e poi abbiamo la venuta splendida di San Paolo, il diffondersi del cristianesimo, e poi abbiamo questo grande fenomeno delle esportazioni vinarie con le Dressel 1C da un lato e poi con le Chei 52S, quindi una città che però si apre anche ai culti egiziani. Parleremo un pochettino di queste cose per cercare almeno di vedere in controluce, dicevo, che cosa è stata l'epoca romana per noi. Un'epoca romana per recuperare la quale occorrerà andare nei fondi del museo e vedere soprattutto tutti i pezzi che sono venuti fuori da Piazza Italia. Perché noi sappiamo di statue gigantesche, noi sappiamo di monumenti onorari, e da questi monumenti onorari si può capire un pochettino la storia, capire quale censo, chi comandasse a Reggio, chi sono, quali personaggi avevano, come dire, importanza a Reggio. Capire meglio il porto, dragare il porto, vedere di fare delle ispezioni davanti alla via Marina per vedere com'era il porto antico. Tanto lavoro c'è, ma diciamo aspetteremo un governo, non un governo, uno Stato, un ministero più sensibile a queste cose. Questa dea Iside di cui parlava il professore, che come penso sia noto a tutti era una divinità egiziana, una divinità che apparteneva al complesso contesto del Pantheon egiziano, ma era anche una divinità che a un certo punto si grecizza. Sono tante rappresentazioni della dea Iside con fattezze greche, grecizzate. Un termine che negli ultimi tempi è stato un po' criticato, anch'io critico moltissimo perché si abusa molto di questo termine, che è il termine sincretismo, però per la dea Iside non è del tutto erroneo. Sincretismo, cioè unire elementi di religioni diverse in una religione nuova, che è il termine che poi si usa più spesso per la fase ellenistica della religione, l'ultimo momento, l'ultimo periodo della storia greca. Ecco, in questo contesto appunto Iside arriva anche a Reggio, arriva anche nell'Italia meridionale e prende piede in maniera importante in questo territorio. Era una divinità femminile, qui non voglio scadere come tanti hanno fatto quindi anticipo forse qualche domanda o qualche osservazione. Tantissimi hanno fatto il riferimento della dea Iside con la Madonna, no? Questa relazione. Evidentemente le credenze viaggiano anche in maniera sotterranea, quindi viaggiano anche, diciamo qui un termine caro alla storiografia tedesca, no? La storia popolare, no? È chiaro che il Navigium Isidis, no? questa festa che veniva fatta mettendo sul mare questa statua di Iside ricorda tantissimo
le processioni. Io vivo da 20 anni a Villa San Giovanni. A Villa San Giovanni si fa la processione sul mare della Madonna. Quindi chiaramente ci possono essere dei riferimenti e dei ricordi, però da qui a confondere poi l'Iside con il culto della Vergine Maria in età cristiana, evidentemente è improprio. Sicuramente c'è in Italia meridionale forte questo elemento egiziano, il che non vuol dire, e qui ora faccio, poi mi taccio, faccio un parallelismo con un altro culto orientale ben presente sul nostro territorio, il che non vuol dire necessariamente che ci fossero egiziani qui, perché il culto di Iside era un culto ormai diventato imperiale. Cosa diversa per esempio dalla sinagoga di San Pasquale, che invece è una testimonianza della presenza di ebrei, proprio perché lì si tratta di una religione, non di un culto, che è la religione ebraica, che veniva veicolato essenzialmente dal punto di vista etnico, quindi da ebrei presenti sicuramente sul nostro territorio, anche sul Reggio, la sappiamo bene, la descrizione della sinagoga dei giudei e i tanti nomi e ricordi giudaici. Grazie, io ringrazio il professore.